grido di aiuto dei comuni terremotati che in questi giorni sono sotto anche lo scacco della morsa del gelo e della neve non è caduto nel silenzio. Pagine di solidarietà e di sacrificio di comunità che aiutano altre comunità in difficoltà, perché potrebbe capitare che gli altri, alle volte, potremmo essere anche noi. Il comune di Fano si è subito messo a disposizione della direzione regionale, che ha coordinato la macchina degli aiuti, mettendo sul piatto la sua turbina ed il personale e chiesto il supporto dei volontari. Poche ore e a Fano è stato assegnato il comune di Force, così la colonna con la turbina e i mezzi del Civil Club Mattei per la protezione civile hanno raggiunto venerdì il comune assegnato e iniziato l'operazione di pulitura delle strade in stretta collaborazione e coordinamento con le altre forze in campo. Questa è la turbina che ha lavorato a Force, la protezione civile e i tecnici del comune assieme, con un fronte di 2,40 m affronta e aggredisce la carreggiata sicuramente in maniera più decisa e naturalmente sapere che il comune di Fano ce l'ha, naturalmente per quanto riguarda anche evenienze locali, può essere utile saperlo. Noi siamo arrivati su che le statali e le provinciali erano transitabili con attenzione e avevano tutto questo grosso coltro di neve e l'altro problema che dove accumularla. Quanti chilometri di strada avete liberato? Abbiamo operato sulla parte della provinciale, penso che ragioniamo su una decina di chilometri forse. Nella loro sfortuna, c'avevano la fortuna che il centro storico, il nucleo storico del paese è zona rossa, per cui quella non era accessibile, avevano dei problemi in meno dati dalla neve. La turbina quando opera poi deve scaricare da un lato, nel centro logicamente dove ci sono le abitazioni non è in grado di operare tranquillamente, deve fare 3.000 manovre. Ecco, un bel esempio questo di volontariato e di comune, quindi di pubblico che lavorano insieme per uno scopo importante. Due volontari sono partiti per le zone colpite da questo evento così inaspettato e imprevedibile e hanno con il loro intervento aiutato e supportato quello messo in atto dal comune, perché comunque la turbina ha operato ininterrottamente per 12 ore al giorno e quindi l'autista della turbina necessitava un cambio. Quindi per noi è stato veramente un ottimo intervento, un ottimo lavoro. Forse nella nostra realtà questa sinergia la vediamo molto spesso, però per altre realtà questa sinergia è una cosa forse anche nuova.